prima della partenza perché c'erano diversi lavori da fare e poi spesso i viaggi coincidevano con periodi dell'anno molto pesanti a scuola. Per esempio io ho viaggiato a maggio, quindi portare avanti lo studio e anche i lavori per il progetto è stato complicato e anche soprattutto al ritorno recuperare il tempo perso all'estero e recuperare tutto il tempo. Io sono stata un po' più fortunata forse perché sono andata in Turchia in un periodo in cui diciamo non era marzo, per cui non era un periodo particolarmente faticoso rispetto alla scuola. Ovviamente abbiamo perso alcune lezioni, però non è stato poi tanto complicato diciamo recuperarle. I vostri insegnanti mi hanno supportato e vi hanno aiutato in questo? Sì, in parte sì, c'è stato nel limite del possibile il tentativo di non affossarci mettendoci le limite subito tornati, però comunque con una buona organizzazione infatti io ero molto contenta. Sì, ci hanno supportato, diciamo che in alcuni casi comunque essendo abbastanza breve in realtà la fine dell'anno scolastico rispetto alle cose che dobbiamo fare, in alcuni casi ci sono stati un po' di problemi di organizzazione rispetto alle verifiche e tutto il resto, però comunque sì, non è mai successo che abbiano messo una verifica mentre noi eravamo all'estero e anche quando siamo tornati ci hanno sempre dato un periodo per studiare prima di ricominciare. Il ricordo più bello di entrambe le esperienze? Una delle ultime sere che abbiamo mangiato insieme una pizza fuori e poi siamo andate sul lago dove c'era una piattaforma e c'era un tramonto molto strano, perché comunque è data la posizione geografica è completamente diversa dal tramonto là, quindi c'era una luce stupenda che insieme al paesaggio dava davvero una bellissima immagine. Ma per me sinceramente tutte le sere, soprattutto le sere passate lì uscendo, vedendo un po' com'era l'atmosfera turca la sera, è molto accogliente, molto vivace e forse in particolare l'ultimo giorno perché è stato molto emozionante, molto forte anche. Comunque in generale tutte le sere passate lì sono state bellissime. Ok, grazie.